19,44 per 10 alla 23esima molecole, questo è il numero di particelle, mettiamo i simboli, questo è il numero di particelle che sono molecole di un composto, equivalgono alla massa di 315 grammi. Allora qui abbiamo la massa in grammi della sostanza. Dobbiamo calcolare la massa molecolare. La massa molecolare. Ora, massa molecolare sarà in U, ma in realtà la massa molecolare è la stessa della massa molare e della massa relativa, lo stesso valore assoluto. Ora, noi sappiamo che la massa in grammi di una sostanza è data dal numero di moli di quella sostanza moltiplicato la massa molare. Se noi vogliamo ricavare la massa molare conoscendo la massa in grammi, la massa molare sarà data dalla massa in grammi diviso il numero di moli. Quindi ci serve ottenere il numero di moli. Noi vogliamo ottenere il numero di moli. E il numero di moli lo possiamo ricavare dal numero di particelle. 19,44, anzi no, scriviamo i simboli, dal numero di particelle, che è il 19,44 per 10 alla 23esima, diviso il numero di Avogadro, che è la costante numerica che costituisce una mole di qualsiasi sostanza. Quindi 19,44 per 10 elevato alla 23esima diviso la costante di Avogadro, 6,022 per 10 elevato alla 23esima. Quindi si tratta di fare 19, la divisione tra 19,44 e 6,022. Ed è 3,23. Teniamo 3, qui in realtà possiamo tenere 4 cifre decimali perché entrambi hanno 4 cifre significative. Quindi 3,228. È il numero di moli di questa sostanza. Allora, questo numero di moli noi possiamo andare a metterlo al denominatore. La massa in grammi prende il posto del numeratore e quindi potremo ricavare il dato richiesto, quindi 315 non riesco a scrivere il 3, 315 che sono grammi, diviso 3,228 che sono moli, uguale novantasette virgola cinquantotto è l'unità di misura, quindi la massa molare richiesta è 97,58 grammi.
Mol. Oh, perbacco. Mi sono sbagliato. Non era richiesta la massa molare, ma era richiesta la massa molecolare. Allora, l'unità di misura da considerare. Il calcolo è corretto, ma bisogna esprimere l'unità di misura della massa molecolare assoluta che è U. Quindi, il calcolo ci dà il risultato in grammi mol, perché i dati che abbiamo sono grammi, sono massa e numero di moli. Ora però noi possiamo affermare che l'unità di misura da utilizzare per la massa molecolare è U.